La cerimonia del tè. Che sapore ha il tè? Sa di tè, mi dirai. Già, ma mi permetto di insistere. Il tè, tolto l'aroma, il latte, lo zucchero, il limone, il bergamotto, il cardamomo, la cannella, i chiodi di garofano, l'eventuale zenzero, per giunta l'anice. Che sapore ha al dunque il tè? Che sapore ha il tè? Ancora una volta mi dirai che il tè, in essenza, sa di tè. Eh già. E poi c'è il sapore particolare dell'emozione della memoria, gli infiniti colorati, ricchi, fantastici meandri della psiche umana, in cui desideri, ricordi, immaginazione sono tutt'uno, un tutt'uno di meraviglia, la grande impresa spettacolare che ha edificato l'intero universo e messo in scena ogni tragedia e ogni commedia. È tutto lì, la più grande biblioteca cosmica, c'è tutto, tutto, tutto. Ogni qualsiasi cosa storica, immaginata o anche ancora non immaginata, possibile e impossibile, tutto. E anche quel nulla che ogni tutto come si deve dovrà ovviamente contenere. Ma non solo quel nulla, no, no, anche ogni altro nulla possibile e o impossibile che sia, compreso anche ogni e qualsiasi cosa caduta in oblio. E quand'anche questo. Io riuscissi così meticolosamente o con uno sforzo colossale degno di un titano o con la disciplina di un meditante che pratica l'inside, ecco, riuscissi a sgombrare dal campo qualsiasi contaminazione limbica, affettiva, immaginativa, ecco che davanti a me, nella sua purificata forma, apparirà la questione del sapore del tè. Ecco, per me il sapore del tè è la tautologia stessa di tutte le cose. Davanti al fatto che io, che non so chi sono, credo invece di conoscere le cose, il mondo, la vita, ma alla fine mi ritrovo sempre davanti alla questione di fondo del tè. E così ci ritroviamo ancora in questa rumorosa solitudine. Io negli anni sono ormai diventato quello che ha l'esperienza, il ruolo, la saggezza della sua preparazione e ora, ecco, lo passo a te e rivedo nei tuoi occhi la mia stessa età di quando ricevetti tra le mani la prima tazza di tè caldo dalle mani del maestro e sento la mia voce chiedere: che sapore ha il tè? E rido. Rido. Rido come ridevo allora. Perché vedevo il maestro ridere. Ed era bello ridere sapendo perfettamente che ridevo come il fanciullo che ride anche solo perché un altro ride. E non so più se il miracolo è nel riso del discepolo che segue il riso del maestro senza sapere perché, o nel mio riso di oggi, che ho nostalgia di quel riso che ritrovo nel mio, e provo un profondo fastidio per gioco, ma purtroppo non più di tanto, quando qualcuno già prova a chiamarmi maestro. Ed eccola lì, la domanda. Che sapore ha il tè?